Buonasera a voi. Buonasera. Allora, non so se è riuscito ad ascoltare un po' il racconto che hanno fatto Gabriele Michalizzi ed Enrico, no? Io anche all'inizio di questa avventura ho sempre detto non è una guerra, usiamo le parole giuste, ma ho visto che anche lei ha detto che rispetto ai nostri nonni, io che sono più vecchio, dico rispetto magari ai genitori, la guerra questa noi la stiamo facendo su un divano in gran parte, poi ci sono quelli veri che stanno là. Però noi fortunatamente la facciamo dentro le case, magari siamo agli arresti, tra virgolette, domiciliari. Concorda sull'utilizzo, insomma, di questi termini molto forti, che forse sono sbagliati? Beh, il termine guerra viene utilizzato perché negli effetti sembra sicuramente una guerra, sia dal punto di vista degli effetti economici, ma soprattutto dal punto di vista delle morti, che sono persone, sono cari, ci sono famiglie che stanno piangendo, che sono disperate per la morte di persone che neanche hanno potuto salutare in questo momento perché erano chiusi quando sono morti in un ospedale, isolati. Quello che posso dire è che questo è un momento in cui dobbiamo tutti quanti come istituzioni lavorare per onorare i nostri morti, per onorare la memoria dei nostri morti. E allo stesso tempo posso dirle che le istituzioni hanno il dovere di mantenere il sangue freddo e cercare di far uscire il paese il prima possibile da questa sicuramente lotta ad un nemico invisibile, perché è sicuramente una situazione senza precedenti in cui il numero di morti, il fatto che c'è un lockdown, poi qualcuno lo ha chiamato coprifuoco in maniera impropria, ma sicuramente siamo tutti chiusi nelle case, è un momento veramente difficile. Io quell'espressione l'ho usata perché ci sono purtroppo una minoranza di persone in Italia irresponsabili che sono state denunciate perché hanno violato il restate a casa. Eppure ai nostri nonni si chiedeva di andare in guerra, a noi viene chiesto di stare sul divano per riuscire ad aiutare medici, infermieri, operatori sociosanitari che sono le nostre forze bianche con cui noi stiamo combattendo questo nemico invisibile che è il virus. E a Senta, me fa rabbia quando ministra, qualcuno sa, insomma, dice io non posso non uscire di casa.